La Madonna Sistina rivive a Piacenza. Dal 29 maggio al 31 ottobre l'opera di Raffaello sarà al centro di una mostra evento dedicata alla storia del celebre dipinto e del monastero piacentino di San Sisto, per il quale fu commissionato. Un'opera straordinaria che nei secoli ha affascinato artisti di tutto il mondo, ma anche una storia travagliata. Ce la racconta Susanna Pighi, storica dell'arte dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza e Bobbio. Nel 1514, quando fu aperto al culto l'edificio sacro rinnovato di San Sisto, monaci e fedeli potevano già ammirare al suo posto la pala di Raffaello, un capolavoro che tutti conoscono, molto importante dal punto di vista innovativo per la storia dell'arte, perché è una teofania, ovvero un'apparizione, una scena sacra che si svolge completamente in cielo. Rispetto alla tipologia della sacra conversazione da cui deriva e che fino al periodo precedente nelle raffigurazioni sia di Raffaello che di altri maestri del Rinascimento si svolgeva o in terra o fra cielo e terra e comunque mai in un contesto come quello in cui si svolge appunto l'apparizione della Madonna di San Sisto. Lo stesso Raffaello è pervenuto a questa soluzione assolutamente innovativa per gradi. Gli studiosi riconoscono questo graduale passaggio in due opere precedenti, la Madonna di Foligno conservata ai Musei Vaticani e la Madonna del Pesce conservata al Museo del Prado a Madrid. Come dicevo, appunto, si tratta di un capolavoro assoluto citato nelle guide di storia dell'arte proprio anche per questo rinnovamento che ha portato nella pittura del primo Cinquecento. Il capolavoro di Raffaello era situato in un contesto che vide poi anche la realizzazione del coro ligneo a Terzi e Prospetti che fra 1514 e 1528. Le vicende della pala sono piuttosto complicate. Molto probabilmente all'inizio, quando giunse a Piacenza, era dotata di una cornice rinascimentale della quale non si hanno notizie e che fu poi sostituita sia alla fine del Cinquecento da un'opera di Giuseppe Grattoni che alla fine del Seicento dal capolavoro barocco che oggi vediamo, la cornice del Valsesiano Giovanni Scelli, attivo a Piacenza in quel periodo, appunto del 1698, ma che nulla a che vedere con la pala, quindi diciamo è un po' una sorta di commissione di due stili diversi che in un qualche modo non sono omogenei nel contesto. Tornando alla pala di San Sisto, sulla sinistra della Madonna col bambino è raffigurato ovviamente il santo titolare dell'edificio Sisto, nel quale gli studiosi hanno voluto vedere un ritratto di Giulio II della Rovere, che è poi il committente della pala Sistina. Ma perché Giulio della Rovere commissionò un'opera per il monastero di San Sisto in Piacenza? Perché era protettore della congregazione di Santa Giustina in Padova, quindi molto legato a questa congregazione di benedettini, da cui dipendeva il monastero di San Sisto in Piacenza. Anche nella piviale del santo si riconosce un emblema della famiglia della Rovere nella decorazione a foglie di quercia che viene raffigurata, che fa parte proprio dell'emblema araldico della Rovere. A destra è raffigurata Santa Barbara, un altro personaggio legato alla famiglia della Rovere, perché intanto le sue reliquie erano conservate in San Sisto e poi era proprio protettrice della Rovere e di Giulio II, per cui i legami con questo Papa sono evidenti. In San Sisto è anche da vedere un
omaggio, diciamo, al Papa Sisto IV, che era lo zio del committente. Concluso il discorso sulla pala, voglio ricordare che nella parte sommitale si nota una lunetta con due angeli che recano una corona, che alcuni riportano proprio ad epoca coeva al dipinto di Raffaello e quindi la pensano come parte integrante proprio del dipinto in origine, nel contesto di quella cornice che è andata perduta. Invece altri la datano al 1540 circa, quindi la fanno provenire da tutt'altro contesto pittorico. Rimane quindi un mistero anche per quanto riguarda l'attribuzione. Nella cornice del Valsesiano che oggi vediamo è disposta una copia che fu acquisita nel 1754 quando i monaci decisero di vendere la pala di Raffaello per problemi economici molto gravi del monastero all'elettore di Sassonia Augusto III, che la corteggiava da anni, tanto è vero che le trattative durarono circa un biennio, appunto, e solo nel 1754 i monaci appunto presero questa incresciosa decisione. Dicevo che la pala sostituì immediatamente il dipinto di Raffaello e la copia. Questa copia non fu commissionata in quel momento, bensì fu rintracciata, forse in una dimora nobiliare piacentina, come è stato ipotizzato, perché esistevano diverse copie del dipinto di Raffaello nel Piacentino, perlomeno in città se ne segnalano due. E un dato molto importante sulla copia è emerso nel contesto della mostra realizzata pochi anni fa a Palazzo Farnese, contesto in cui si decise di far restaurare appunto la copia del dipinto e nel piviale emersero due iniziali G ed M relative all'autore di questa copia. Perché è molto importante questa notizia? Perché fino a qualche anno fa la copia veniva attribuita a Pier Antonio Avanzini, un pittore locale, un pittore piacentino molto attivo soprattutto per il Farnese come copista. In realtà questa attribuzione decade completamente proprio perché per la presenza di queste iniziali G ed M. Quindi a chi va attribuita questa copia? Le ipotesi sono diverse anche perché esistevano all'epoca, nella prima metà del Settecento, a Piacenza e in zona, alcuni pittori che avevano queste iniziali nel nome e cognome, ad esempio solo per citare Gian Antonio Moia o Giuseppe Manzoni. Non sappiamo al momento chi è l'autore della copia. È stata fatta l'ipotesi che provenga dalla collezione Serafini, dove una copia è citata nel 1707 e nel 1734, ma in realtà questa ipotesi forse non è del tutto accettabile per via delle dimensioni citate in un inventario che non sembrano collimare con quella del dipinto che adesso vediamo in San Sisto. In ogni caso sappiamo che la sostituzione avvenne immediatamente, nel 1753, alla fine diciamo del 1753 o all'inizio del 1754, quando in uno sfortunatissimo giorno di gennaio la pala di Raffaello prese la via delle Alpi, passò i confini e giunse a Dresda, dove tuttora il mondo la può ammirare e i piacentini l'hanno persa per sempre.